La mia anima è triste da morire. Pietro, Giacomo, Giovanni, rimanete accanto a me. Non lasciatemi solo. È la più antica rappresentazione della Via Crucis del territorio aretino e la passione di Cristo sulla collina, ovviamente quella di San Zeno. Un evento tra fede e spettacolo che si rinnova ogni anno e che coinvolge una sessantina tra figuranti tecnici e collaboratori. Come ogni Venerdì Santo, anche quest'anno nella frazione alle porte di Arezzo è andato in scena la rappresentazione della Passione, giunta alla sua 31esima edizione, che ha attraversato tutti gli angoli più suggestivi del paese. Se questa è la sua volontà, che sia fatta. La sua volontà è che tu venga frustato, disprezzato, umiliato, trascinato per le strade, ghermito, condannato ed infine crocefisso. Io non sono solo, mio padre è sempre con me. Io, così facendo, attirrò a me tutti gli uomini. E chi lo vorrà, attraverso di me, troverà la forza di amare fino alla fine. E così la certezza di Dio sarà nell'eternità. Si è partiti dal sacrato della chiesa di San Zeno con la rappresentazione teatrale delle prime scene della Passione, dalla cattura nell'orto degli olivi al processo da Ponzio Pilato, per concludersi infine con il momento più emozionante, la crocifissione di Gesù sulla collina che sovrasta San Zeno. Hanno preso parte invece alla 19esima edizione della Via Crucis a Santa Firmina ben 200 figuranti che hanno dato vita anche quest'anno a una suggestiva rappresentazione della Passione e morte di Gesù. Siamo tanti, devo ringraziare tutte le persone più che altro che lavorano, che sono 3 mesi che lavorano. E c'è delle persone veramente favolose perché sanno lavorare il legno, il ferro e dipingere. E poi tutta la popolazione ci dà una mano a ciò che questa manifestazione resta in vita, perché non è facile tenere una manifestazione così in vita. Qual è il segreto? Io credo è anche l'unione di tutto il paese nell'evento religioso, perché non abbiamo mai perso di vista il fatto che questa non è una rappresentazione teatrale, ma è un momento di raccoglimento e di preghiera.